Ok ragazze, è uscito, era finalmente il nostro secondo programma di allenamento, il programma di allenamento femminile, quindi l'altra faccia della medaglia rispetto a Zeus, e in questo video ve lo presenterò e ve ne parlerò un pochino. Allora, punto di partenza, l'ho detto anche per Zeus, non è un programma per tutti, quindi non dovete pensare che sia un programma che acquistate, scaricate e riapplicate subito in palestra, ma c'ha una fortissima componente formativa, ossia vi insegnerà a voi a impostare il vostro programma di allenamento, che ovviamente è appunto nel programma di per sé. Allora, come funziona? ERA contiene più di 180 allenamenti, ok? Divisi in 12 settimane di lavoro, che rappresenta un po' il mesociclo tipo che dovete impostarvi come obiettivo. Allora, ovviamente non c'è la pretesa di farvi fare tutti i 180 allenamenti nell'arco delle 12 settimane, ma dovrete andare a comporre la vostra split settimana dopo settimana in base a quelle che sono le vostre carenze muscolari, la vostra frequenza ideale di lavoro, quindi quante volte vi allenate a settimana, e logicamente anche i vostri gusti, quindi quali sono i distretti che vi piace più allenare. E il programma in questo vi guiderà passo passo, nel senso che viene spiegato nel dettaglio come scegliere la diversa split, come impostarla e come muovervi, ok? Questi 180 allenamenti sono divisi in tre allenamenti, ossia il workout base, il workout addizionale e il richiamo. Quindi per ogni distretto, ogni settimana avrete uno di questi tre allenamenti, ok? Quindi ogni settimana ci saranno un workout base, uno addizionale e uno di richiamo per le gambe, ogni settimana ci saranno un workout base, un addizionale, uno di richiamo per il back e via discorrendo. Ora, che differenza c'è? Il workout base è un po' tutto quello che vi serve per raggiungere i vostri risultati. Che cosa vuol dire? Che se per esempio allenate la schiena nell'arco della settimana soltanto una sola volta con il workout base, allora state pur certe che la schiena migliorerà nel tempo, ma ovviamente questo miglioramento sarà comunque lento e andrà per le sue, ok? Quindi sarà lento, blando, eccetera. Se invece aggiungerete il workout addizionale, ecco, vedetelo un po' come un booster, nel senso che la schiena migliorerà e migliorerà molto più velocemente. A questo punto, logicamente, la vostra frequenza di allenamento diventerà una frequenza di due volte a settimana. Non potete pensare di allenare due volte lo stesso distretto nella stessa maniera, perché ovviamente col workout base diamo un input, un impulso molto molto forte, il workout addizionale sarà un po' più blando. E infine c'è il richiamo, ossia se volete veramente massimizzare i vostri risultati, nell'interno della settimana aggiungete anche il richiamo, ok? Quindi avete la possibilità di scegliere tra questi tre allenamenti per ogni distretto muscolare all'interno della settimana, e di nuovo non c'è la pretesa che facciate tutto quanto, ma dovrete essere voi a organizzare la vostra split in funzione di quello che vi viene suggerito sul programma e fondamentalmente in funzione vostra, delle vostre esigenze. Quindi all'atto pratico, la prima cosa che il programma vi farà fare è impostare il vostro primo mesociclo. Quindi avete scaricato ERA, l'avete aperta e impostate il vostro primo piano, la vostra prima split di allenamento, quindi banalmente la vostra prima settimana. Valutate un attimo quelli che sono i distretti carenti, il programma vi spiega tutto come impostare al meglio, e a questo punto provate la vostra prima settimana di lavoro, ok? Quindi la provate, la sperimentate, e alla fine della settimana il programma vi guiderà a impostare la vostra seconda settimana. Ovviamente dovrete trarre un po' delle conclusioni, nel senso che magari dopo la prima settimana dite: ok, sulla carta sembrava facile, però magari ho fatto troppe volte il dorso, devo ridurre un pochetto, tolgo per esempio un workout addizionale, metto un richiamo, insomma dei piccoli aggiustamenti che il programma vi insegnerà a fare. E così di settimana in settimana continuate sul vostro mesociclo sperando di arrivare alle 12 settimane. Perché vi dico sperando? E questo l'ho già detto nel video di Zeus. Il programma non è un programma pensato per farvi concludere subito il vostro primo mesociclo, nel senso che voi non arriverete a chiuderlo se farete le cose fatte per bene. Perché questo? Allora, sostanzialmente la logica di ERA qual è? Quella di innanzitutto dedicare le prime settimane di lavoro a un miglioramento su quella che è l'intensità percepita. Ricordate il video che trovate qua sopra sulle quattro variabili? Ecco, le prime settimane di lavoro dovrete migliorare sulla connessione mente-muscolo, quindi iniziare a lavorare un po' più sul tecnico, ma soprattutto aumentare gradualmente l'effort. Quindi magari da che adesso per voi 10 serie allenanti per le gambe hanno un certo impatto, dopo le prime settimane di ERA vi accorgerete che l'impatto sarà molto molto più forte. Poche parole, la serie allenante che state facendo adesso con ERA sarà drammaticamente diversa, nel senso che il muscolo verrà coinvolto molto di più e gli si chiederà un'intensità molto molto più alta, e ovviamente il programma vi accompagnerà fino a questo punto. Ok, da qua c'è una seconda fase del programma in cui inizieremo ad aumentare il volume. Ok, abbiamo raggiunto un'ottima qualità di lavoro, ok? Quindi le serie che state facendo sono serie super forti, sono serie super qualitative. A questo punto lavoriamo sulla quantità, aggiungiamo serie su serie su serie, soprattutto sui distretti che ne hanno più bisogno. Anche questo il programma vi guiderà passo passo.
finché non raggiungete un punto, sia l'overreaching, finché non scoppiate. E verosimilmente, lo dico anche perché ho tutta l'esperienza dei ragazzi che hanno provato Zeus, verosimilmente scoppierete molto prima delle 12 settimane, perché è un tipo di lavoro che non siete abituate a fare, ok? È totalmente differente, è molto più di impatto. Quindi sostanzialmente, se arrivate alla 9ª settimana e dite: guarda Ludo, la 9ª settimana non riesco più a spremermi, sono veramente cotta, sto in letargia, sento proprio che la performance cala, cioè vado in palestra e non ho voglia, quindi sostanzialmente sono in overreaching, ok, perfetto, questo è un ottimo segnale. Se sei in overreaching, scarica, prenditi un paio di settimane per scaricare, per riposarti, e a questo punto torna alla prima settimana. Hai già fatto 9 settimane di lavoro, quindi sai come impostare il mesociclo, sai dove hai sbagliato, eventualmente punta su distretti differenti. Se hai la schiena e i glutei carenti, magari lì per lì so che l'avrai fatto, so che ci stai già pensando, lì per lì avrai impostato tutto quanto sui glutei, ok? Quindi mesociclo improntato sui glutei, e ecco, magari questo secondo giro dai un po' più di enfasi sulla schiena, e così riprovi un secondo round di ERA e provi ad arrivare a queste 12 settimane, ma non è detto che tu riesca neanche a questo secondo round, e così passo dopo passo continuerai a migliorare finché non riuscirai a chiudere le 12 settimane di lavoro. Ora, per concludere, mi soffermo un attimo su quelle che sono le differenze su Zeus, questo perché molte ragazze hanno scaricato Zeus, si sono trovate molto bene, hanno ottenuto ottimi miglioramenti. Perché? Perché fondamentalmente sono programmi che sono pensati per essere adattati sulla persona, quindi logicamente anche se sei una ragazza, con Zeus vai benissimo, quindi vai sciolta, dai focus agli stretti su cui devi dar focus, eccetera. Però ciò non toglie che c'è una bella differenza. La prima è logicamente la distribuzione del volume, nel senso che tendenzialmente sulle donne abbiamo voluto dare un po' più di enfasi su quello che è il lower in generale, su quello che è il dorso e le spalle, cioè i distretti che più esaltano la femminilità e delle linee belle, sia per canoni di gara, quindi i distretti che vengono più ricercati dai giudici quando l'atleta va in gara, sia in generale i distretti che le ragazze ricercano di più. Seconda differenza è che l'effort è tendenzialmente più alto rispetto a Zeus. Ebbene sì, cari maschietti, questo è vero. Perché? Perché le donne hanno una capacità di sopportazione dello stress, dell'effort in allenamento molto più alto, hanno anche delle performance diverse rispetto all'uomo, quindi ovviamente abbiamo adattato tutto quelle che sono le differenze di cui ho parlato in questo video che vedete qua sopra, tutte queste differenze di genere in termini di performance le abbiamo adattate nel programma. Ed ultima differenza fondamentale, che nell'introduzione viene spiegato come periodizzare tutto quanto con il ciclo mestruale, che ovviamente è un fattore che noi uomini non teniamo mai in considerazione, ma che impatta molto forte sulle ragazze. Quindi logicamente, in base a come rispondete al ciclo, in base alle differenze del vostro ciclo, perché anche qua ci sono molte differenze soggettive, il programma vi spiega generalmente come periodizzare il lavoro, perché diciamo che la periodizzazione è molto meno lineare rispetto a quella che abbiamo potuto impostare su Zeus. Ultima cosa super importante, compreso con ERA, c'è logicamente la partecipazione del gruppo Facebook, nel senso che c'è un gruppo dedicato a chi utilizza i nostri programmi di allenamento, in cui noi diamo aiuto a 360 su tutte quelle che sono le problematiche riguardo all'organizzazione dell'allenamento, a tutte le domande che vi vengono in corso d'opera circa i singoli esercizi, circa anche consigli su come impostare la vostra personale speed di allenamento. Insomma, non è che scaricate il programma e siete sole, abbandonate, ma ci avete e avrete il nostro aiuto costante in questo gruppo, e l'aiuto anche di tutti gli altri ragazzi che vi partecipano, ok? Su Zeus, adesso il gruppo logicamente è focalizzato su chi ha scaricato Zeus e sta utilizzando Zeus, ci divertiamo come matti, ci sono tutte le esperienze loro di quando arrivano in overreaching, di quando fanno determinati lavori, insomma è super divertente, e vi aspetto quindi anche nel gruppo. Quindi detto questo, scrivete qua sotto tutte le domande che vi vengono in mente e ci vediamo al prossimo video. E vai con ERA!